direzione Bari. Per Los Angeles, adesso stiamo prendendo il volo per andare a New York, poi a New York faremo scalo, tutto molto interessante. Metto, entra in bagno, fuma una sigaretta elettronica, scatta l'allarme antincendio di tutto l'aereo. Iniziamo benissimo questa vacanza. Adesso siamo in un posto per mangiare e abbiamo ordinato gli spaghetti sbagliati. È arrivato questo. Lighted information signs and posted placards. And have your seatbelt visible to the crew at all times. Diamonds in my chain go. Okay. Every 20 minutes change clothes. I had a meal before the label. 315. Olè. Adesso ci facciamo una dormita mega galattica e domani ci godiamo Los Angeles. Buongiorno Los Angeles! Wow, che bomba! Abbiamo finalmente raggiunto Chiara e Federico. Illustriamo la situazione di stamattina. Allora, innanzitutto c'è questa cosa che ancora non comprendo. C'è Fede che si allena con Mike Tyson. Non capisci un cazzo. La maestra quando fa una domanda arriva il secchione. La so io prof. Smettila. Ho scoperto che chi ha Ferragni guida come in realtà è Petzel. Oh mio Dio. Allora stiamo andando a fare la spesa in un posto che costa 1 miliardo. Già solo c'è il dress code per entrare a fare la spesa. Io direi di provare a prendere le cose più costose e lanciarle nel carrello della Ferragni. C'era che in questo posto 2 fette di prosciutto di Parma, ma 2 fette costano $10. E adesso ho preso questo smoothie alle pantegane di Lambro che fa un sacco bene. Mi sento molto Los Angeles. L'uomo stop. Stop, dimentica perché. La donna stop. Ti ha rimorchiato, raga. No, gli ha detto stop. Basta, fermo. Metto. Non ci risponde più da un po' di tempo ed è in questa condizione. Amici di Discovery, esemplare di petto dormiente. Ma come fa a dormire in questa posizione? Diamo il via ai funerali di Betto. Che bello. Ieri sera siamo andati a vedere lo skyline di Los Angeles dalla cima di una montagna. E mentre lo stavamo guardando è comparso un coyote. Raga, c'è un coyote, sto volando. Minchia, adesso ci uccide. Oh mio Dio, che ansia è. Ci ha detto che se i coyote sono più di uno, per esempio ne trovi 2 o 3 che fanno gruppo, ti attaccano e non ci pensano 2 volte. Ah, e da qua si vede una casa che sembra quella di GTA che si tira giù con il furgone. E vediamo cosa ci riserverà questa giornata. Non abbiamo programmi perché è così il bello delle vacanze. I sold my soul for a tour with you.
infatti sulla stella di Bill Cosby. Sto volando, raga. E infatti penso che questo caffè sia drogato. E Betto pensa che sia talmente buono che c'è Chewbacca in mezzo alla strada vestito da Babbo Natale. Sto volando, altissimo. Ed ecco le impronte del mio mito totale. Ma perché questi hanno questo? Fede, stai calpestando dove ha calpestato Tarantino. Perché? Incredibile. E ci sono loro, Star Wars, R2-D2, C3PO e Darth Vader. Finalmente siamo riusciti a trovare la scritta Hollywood. Ci abbiamo provato un po' di volte a vederla con la luce del sole e finalmente ce l'abbiamo fatta. Cos'è che sembra? La scritta S lunga sul ponte del Ghisallo. Ma comunque lo skyline è incredibile. Every night in my dream I see you, I feel you. Ci ha lasciato così all'improvviso. Non ci aspettavamo. Oggi è giornata di shopping col Betto. Bella lì. La figata è che Fede ci ha prestato la sua macchina. C'è un piccolo problema, Betto, illustra. Non so come si accende. Dopo secoli di ricerche finalmente ho trovato un posto che vendeva le Easy Boost 350, che ormai sono da collezione, introvabili, le ho trovate. E ora partirà un unpackaging alla How to Basic delle mie nuove scarpe. Sono come Kanye West! È incredibile! Oh mio Dio! Mi sento come Kanye West, cazzo! Ah, e tra le altre cose ho preso una cosa veramente da nerd esagerato. Momento nerd estremo. No! In partenza per Las Vegas. Bene amici, secondo giorno a Las Vegas. Abbiamo cambiato albergo, siamo al Bellagio. Ha una vista incredibile ed è una casa. Oggi io e Betto andremo in elicottero a vedere il Grand Canyon nella Death Valley. C'è un tempo di merda, ma penso ci divertiremo lo stesso. Quindi, Grand Canyon! Ti prego, Betto, fai tutta la vacanza così. Raga, abbiamo l'elicottero d'oro. Penso sia la cosa più pacchiana del pianeta. Hola. Ed è una super figata cosmica e bellissimo qua, raga. Cioè, che cos'è, raga? Pazzesco. Pazzesco. Noi chiaramente, per interrompere tutta questa poesia incredibile, abbiamo il nostro elicottero d'oro. L'ultimo giorno in Vegas e oggi andiamo al Chess. Ieri sera siamo andati a sentire Zed all'Omnia, che è questo locale incredibile dove il soffitto del locale cade sulla pista ed è una roba pazzesca. Allucinante. E quindi niente, parte il Chess. Siamo entrati al Chess, abbiamo visto degli ologrammi, ci sono cose veramente strane qua. Ed ecco a voi un Chess al Chess. È qualcosa di straordinario, lei è felicissima di presentarlo. Sono tutti esaltatissimi del fatto che il cestino si apre da solo. Oh mio Dio, che cosa incredibile. Qua c'è il robot cameriere. È Emilio il meglio, quello che andava negli anni 90. Cioè, è chiaramente sottopagato e la tipa lo sa e non vuole dircelo. Questo si chiama Lynx ed è un robottino, non so cosa fa. Oh mio Dio. Ragazzi, è un'ansia incredibile, sembra la bambola assassina 4.
Ci ha mandato a fanculo. E qua c'è una pallina da tennis che gira. È qualcosa di straordinario. Questa è veramente un'ansia incredibile. Perché c'è una parabola di Sky sulla testa? Poverini, ma liberateli, lasciateli nel loro habitat. Qua invece abbiamo gente che vibra. Vedi il signore com'è contento. Pablo Escobar giapponese che prova un VR. Sto provando a spacciare cocaina in realtà virtuale. Bene, abbiamo appurato il fatto che il CES è una cosa noiosissima, perché la maggior parte delle tecnologie di ora sono tutte per la casa. Che palle! E quindi ce ne siamo andati. Stiamo andando a vedere il Venetian, che è questo albergo dove dentro hanno ricostruito Venezia, della cosa più pacchiana e stupida che esista al mondo. Forse non è chiaro, il cielo è finto, è completamente finto, e questi hanno ricostruito Venezia dentro un albergo. Cioè sono pazzi completamente, raga. Dentro ci sono le gondole. Raga, ma non ha un cazzo di fottuto senso questa cosa. Cioè gli americani sono pazzi. Ma perché? Ora stiamo tornando a Los Angeles. Bene, oggi io e Betto, anche se c'è un tempo di merda incredibile, abbiamo deciso di andare agli Universal Studios per divertirci un po'. Io ci sono già stato 400.000 volte, però mi piace sempre tornarci. Ogni volta che vengo qua è come se fosse la prima volta, mi viene il magone. Quanto cazzo è bello! Impazzisco io, cioè verrei qua, vorrei vivere dentro quel cassonetto. Mamma, ho deciso che torno a scuola. Minchia, che bello, raga. Giuro, ogni volta mi fa emozionare questo posto. Siamo a Hogsmeade, nel negozio dei fratelli Weasley. E ci sono tipo le tutti i gusti più uno e le cioccorane. Ho appena comprato una cioccorana. Siamo nel parco di Jurassic Park. Siamo vestiti da ciccione, quello che muore all'inizio. Spruzzato dagli occhi. Ste cos'ha? Siamo appena stati nella casa degli orrori di The Walking Dead. Betto, minchia, è impassibile che batteva il 5 agli zombie. Signora, da posto? Era un uomo. Adesso stiamo facendo il tour degli studi di Universal Studios. Questi sono tutti gli stage dove girano i film. Prima ne abbiamo visto uno aperto dove stavano girando una fiction. La casa di Jim Carrey in Una settimana da Dio. Oh, questa è la scuola di Ritorno al Futuro. Questo è il set di King Kong. Adesso siamo dentro uno stage che simula una stazione della metro. Oh! That's gonna crash! Look out! Questo è il set dove hanno girato lo squalo. Qua è dove hanno girato il Grinch. No, vabbè, sto volando. Questo è il set della Guerra dei Mondi. Bene, stiamo tornando agli Universal Studios. È stato super divertente. Sarà la 20.000.000 volta che ci vado, ma ogni volta mi piace. E adesso, senza motivo, trasformiamo Chiara Ferragni in un rapper. Più veloce, che? È la Madonna. Vai, vai, sì, è una mitraglietta, amore. Ma devo fare il gang. Non fa... Io sono Chiara F, tipo, ho i vestiti colore e tu ti vesti da tresse. gang. Vai. Okay. Devi comprarti il portachiavi quello col pelo di Vuitton. Cioè il tuo pensiero è che devi Vedi, brava amore, sei sulla. Sei ben brava, se ce l'hai già. Ce l'ho già il portachiavi. Brava, okay. Se ce l'hai già. Io sono Chiara F e tu che cazzo vuoi? Ti vesti all'OVS? Borse, occhiali, portachiavi con i peli. Guarda quante scarpe, sono un fottuto mille piedi. Stiamo tornando a Milano e Betto è appena stato fermato alla sicurezza perché aveva delle cioccorane nella valigia. Cioccorane is the new ansia all'aeroporto. Fai vedere le cioccorane, Betto. Mi vergogno un po', però mi ha fermato perché avevo le cioccorane. Sto volando. E niente, quindi ritorno a Milano. Got you.